chic, tutta bianca, chiara, chiara. Proprio una sposetta vergine. Tieni, biscotti contro la nausea da gravidanza. Quante calorie saranno? Non vorrei perdere la linea. Oh, ma che discorsi fai? Non la perdi più la linea, è già da tanto che l'hai persa. Tu che aspetti? Riguardo a cosa? A dirmi Francesca, mi vuoi sposare? Ah! Parlo sul serio, sono mesi che mi porti a cena. Se mi sposi risparmi. Infatti, te ne avrei parlato dopo, seduti in un bel ristorante. Oh, bravo. Ma posso dirtelo anche qui. Non sarà ora che non ti porti più a cena? Cosa? Quando ti è venuta quest'idea? Quando ho visto Iter Biblo. La scorfana dell'impiegata nuova. Tu allora uscivi con me solo perché ero molto brava a vendere. Ora vende lei. Dice che è più brava. E mi sbatti fuori a me? Ti ho fatto guadagnare una montagna di soldi vendendo a tutta l'America quella porcheria dei tuoi abiti maledetti. Ah, bello mio, no, tu a Francesca non la licenzi. Se ne va lei. No, mi hai licenziato tu, se no mi perdo anche la liquidazione. Oh, mi hanno ucciso. Mi presti una penna? Vabbè, lascia perdere. Brava, non si è lasciata spaventare. Sono Maxwell Sheffield. E lui è Brighton, mio figlio. L'ultimo Brighton Sheffield, per ora. Un momento, io l'ho vista e sa dove. Esquire Magazine, ricco, straricco e vedovo da un po' di settimane. A proposito, le mie condoglianze. Lei legge l'Esquire? Non sempre, quando fa la lista dei ricchi, straricchi e vedovi. Ah, Francesca Cacace. Piacere, si accomodi, prego. Oh, sua nonna gliel'ha lasciata tanta di roba. Chi? Mia nonna? Cosa mi ha lasciato? Tante cose belle, come questa statuetta di gesso. Guardi che non è di gesso, ed è un Rodin autentico. E non me l'ha lasciato mia nonna, l'ho comprato io a un'asta in Francia. Posso vedere le referenze? Sì, come no, ecco. Biro? Rossetto. Originale, è quello che porta ora. È un rossetto italiano, speciale per bambinaie. Tata, si dice. Bambinaia, tata, lo dicono i bambini. Dato che sei bambino, approfitta e chiamami tata. Scusi, mi sbaglio? Qui fra le sue referenze vedo scritto Regina madre di Rocca Cannuccia. Come mi faccia vedere? Ah, sì, certo, Regina è il nome di mia madre e mamma a Rocca Cannuccia. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Ciao, Maggie. Ciao, papà. Oh, ma guardate che bella creatura e che bei capelli hai. Lo sa, una tinta come questa non la fa nemmeno la Profumi e Cosmetici d'Oriente. Io vado in camera mia a studiare. Un'allegra e gioiosa personalità. Se sei ricco, la personalità non ti occorre. Com'è andata oggi la tua seduta di psicoterapia? Ciao, racconta, fate progressi? Più che progressi, facciamo regressione. Il dottore mi fa ritornare alla mia infanzia. Non mi pare che sia un viaggio molto lungo. Ah, non può avere idea di quanto io sia complicata dentro, sa? Certo, me l'immagino. Noi in famiglia viviamo di pane e psicoterapia. Ragazzo, adesso vattene in camera tua. Sì, vado. Vieni, Grace. Nostro padre deve studiare se la nuova tata può fare da padre a lui e ai suoi 3 figli. Tu quando parli ogni parola è un cazzotto. Ma io pure, sarà un bel match. No, scusi, mio figlio a volte è un villano. L'accompagno alla porta. Ma è un ragazzo, no? Adesso perché mi metto alla pari con lui per farmi capire meglio, non sono una brava tata. Senta, come ha visto, io qui ho bisogno di aiuto e molto. Più di quanto possa darmene una che vende profumi per le case. Ah. Niles? Niles? Ah, ma non sa neanche rispondere al telefono. Casa Sheffield, chi è? No, sono io, Francesca. Via qua! Chi è? Niente, l'agenzia delle bambinaie. È Maxwell Sheffield che parla. Grazie. Ah, sì, vado. No, no, gliel'ho detto, la bambinaia a me occorre subito, già da questo weekend, quindi lasci stare. Ma lei, per caso, ha esperienza di bambini? Vuole scherzare? Non ho allevato i 4 figli di mia sorella quando è scappata con un dentista di Tivoli.
Telefono a un'altra agenzia. Oh, no, io abitavo a Brooklyn con 11 cugini. I suoi figli non possono farmi niente che non abbia già ricevuto, tranne ricchi regali a Natale. D'accordo, è assunta, però soltanto in prova. Oh, grazie tante, signor Sheffield. Parola di Francesca, non se ne pentirà. Può darsi, ma invece ho paura di sì. Niles le mostrerà la sua stanza. Oh, la tata viene a stare qua. Per lei è un problema? Ah, come no, mi mancherà molto la vita a casa di zia Assunta e zio Antonio a 29 anni. Ma sei per il bene dei ragazzi. Oh, 29 anni. Ah, adesso cosa fai, lumacone? Buongiorno e buona salute a tutti. Quella vasca con l'idromassaggio è la fine del mondo quando ti devi svegliare. Ma voi dormite sempre vestiti qua? No, anzi, pensi che strana coincidenza. Io dormo in pigiama e pantofole da letto proprio come le sue. Bastava avvertire, noi per colazione ci vestiamo. Lei mi deve avvertire sulle usanze della casa, lo sa? Pensavo fosse ovvio. Ho capito, ma per uno che vive in Cina è ovvio anche mangiare le cavallette fritte. Quindi, qual è il colore che ti sta meglio? Io non lo so. Il beige? Ma ti sbatte. E tu, Grace, a cosa avresti pensato? Che mi sento abbandonata e tanto sola. Cioè, vuoi una caramella? Esatto. Ecco. Su, parla di questo nuovo lavoro. Chi è questo signore? Dove sta di casa? Guarda, ho portato le foto. Ecco. Oh. Guarda, quello è lui. Niente male, ma un po' troppo educato. Quanti capelli ha? E sono tutti suoi. No. Ah, quello è il maggiordomo, Niles. Ha un maggiordomo? No. È una casa di gran classe. Non c'è portiere, ma un vero palazzo. Sono i tre figli e ho già capito che mi toccherà lavorarci sopra un bel po'. Ah. C'è quella, la grande, che non ha ancora una sua personalità. Quest'altra, la piccola, neanche troppa. Oh. E il maschietto? Brighton? Dove sei, Brighton? Qui nell'anatomia dei manichini ci manca qualcosa. Sta cercandoli sotto. Non fa niente, lascia stare, l'ho capito quello che cercavi. Povera me. Oh, guarda, uno scarafaggio. Ci avranno anche dei topi. Sì, il padrone è un topo di fogna. Ah, giusto, e adesso dov'è? L'ha chiamato la banca. Avranno scoperto che è scoperto. La bambinaia vorrebbe parlarle, signore. Davvero? E dov'è ora? Sono quassù. Chi è quella? Quella... è la tata. The lady in red, the fellas are crazy about the lady in red. Tu guarda che bel vestito. Maxwell! Ma tu pure, cara, sei bella. Stupenda? Hai detto stupenda. Le piace? Me l'ha prestato mia cugina, Miss Cerignola dell'84. Direi un'ottima annata. Oh. Volevo dire che i suoi figli sono già pronti. Pronti a cosa? A venire qui alla festa. No, si sbaglia, i bambini non sono invitati qui alla festa. Oh, ma guarda, colpa mia, sono arrossita. Ma non si nota con quel suo abito. Ottima battuta, era nel film La signora in rosso. Bene, dopo questo scambio di cortesie, vuol tornare di sopra a informare i miei figli che non devono scendere? Ciao, papà. Lei gioca un po' sporco, mi pare. Ciao, tesoro. Ti piace il mio vestitino? Lemon, sconto 30%. Se no, le amicizie che ti servono. Il signor Sheffield. Guardi, mi spiace disturbarla, Francesca. Le ho riportato le sue cose che erano rimaste da me. No, un signore distinto come lei non disturba mai. Assunta Cacace, zia di Francesca. Maxwell Sheffield. Si accomodi, vuole un po' di mandorlato? No, magari. Purtroppo, signora, devo andarmene via subito. Giù, intorno alla macchina, si sta radunando la folla. No, ci penso io, chissà con che macchinone è venuto. Ragazzi, giù le mani da quel trasatlantico, non è per un funerale! Sempre così, sperano che si liberi la casa. Due belle camere, affitto bloccato, non so. Si accomodi? Ecco, aspetti. Non vai di là a truccarti? Ma no, zia Assunta, lasciaci un po' soli. Me ne vado, io capisco al volo, signor Sheffield. Molto piacere. È tutto nuovo, c'è ancora la plastica. Zia Assunta ha paura della pipì del cane. E Maggie? Maggie si rifiuta di parlare con me, ma Brighton mi ha detto che stava bene. Brighton? Sì, adesso con lei è stranamente affettuoso, la cura. Non lo so perché, ma seguita a domandarmi da chi andrò a vivere quando sarò vecchio. Ragazzi. Già.
A me spiace che la cosa non abbia funzionato. No, vede, c'è questo. Noi due vediamo le cose in modo troppo diverso. Lei pensi che ieri al posto suo, una come me, non me la sarei fatta scappare via. Già, ma non sta al posto mio. Poi è diversa da tutte le persone che ho conosciuto. E questo non è forse neanche un ostacolo. Forse è meglio, anzi. Ma può essere invece un guaio se non rispettiamo questa nostra diversità. Vogliamo tentare una nuova prova? Cioè, se ho capito, mi vuole riassumere? Ce ne ha messo a capire. È che lei chiacchiera tanto invece di dire quello che pensa, cioè che è pentito di avermi mandato via e adesso si vorrebbe mettere in ginocchio per chiedermi di tornare. Ma che dice, matta? Accetto le sue scuse. Si è assunta le valigie e torno a fare la tata. Una foto?